Mi capita spesso, ripassando in questo luogo, di ripensare a mio nonno. Diversi anni fa, per una ricerca scolastica sui fatti avvenuti a Ferrara nel 1943, mi rivolsi a lui. Dopo cena, nel salotto, si mise a raccontare. Mio padre, colto di sorpresa perché mai ne aveva parlato, ebbe l'idea di registrarlo. Era la prima volta, lo seppi dopo, che lui raccontava quei fatti vissuti così da vicino. Una testimonianza diretta dopo oltre 50 anni. Nella loro tragica quotidiana normalità aveva tenuto per sé questo ricordo drammatico e doloroso, senza rivelarlo a nessuno, come nel timore di non essere creduto o di esagerare. Quanti anni aveva lei all'epoca dei T'ho fatti? detto, 19 anni. La Cosa faceva? Qual era la sua attività? mia attività, studente. L'Italia era in guerra da 3 anni. Com'era a Ferrara la situazione? Ferrara era abbastanza calma, in principio alla fine del 43. Il periodo brutto è cominciato da novembre in avanti. Com'era cambiata la sua vita e quella dei suoi familiari dopo il 1938? Ricordarmi è un po' difficile però. Certo che era cambiata perché eravamo più soli, più isolati. E quindi si viveva in casa e amen. Che ricordi ha di quella giornata? 15 novembre? Sì. 15 novembre era una domenica. Un sabato, non ricordo più. Ma, ogni modo, è una giornata come qualsiasi altra. Non sapevamo niente di quello che era accaduto. Siamo andati a casa la sera, il pomeriggio, con mio padre e mia sorella, in Alberto Loglio, che dopo la casa è andata giù con le bombe. E siamo stati in casa fino a allora, dopo cena, poi mentre eravamo pronti per andare a letto, abbiamo sentito suonare e bussare alla porta. Sono arrivati una squadra di uomini, tutti in borghese, e sono cominciato a chiedere chi eravamo, consultato una lista di nomi e c'era il nome del papà. Allora ho detto: lei deve venire con noi, dobbiamo portarla in questura per fare degli accertamenti. Erano circa le 10:30 di sera. Ci siamo salutati e poi l'hanno portato via. Al mattino, alle 6:30 con mia sorella siamo andati a vedere se e dove era andato a finire. Siamo passati per la piazza e abbiamo visto lo spettacolo di quei poveri disgraziati che erano lungo la fossa, il muretto del castello, le squadre dei fascisti, dei militi anzi, che stavano andando via. E noi da lì abbiamo cominciato a cercare dove l'avevano portato e poi abbiamo saputo che era in Piangipani dove c'erano le prigioni. Poi cosa vuoi sapere? Cosa cambiò dopo quella notte? E cosa cambiò? Tutto. Ci siamo trovati da soli, contro tutti e basta. Durante il giorno cercavamo di avere i permessi per andare in prigione, a trovare il papà in prigione, e andavamo lì in prefettura, alla Cala del Fascio, in Viale Cavour, poi dopo lì ci davano
il permesso, si andava in Piangipane, forse. E qualche volta siamo riusciti a avere un colloquio con mio padre e riuscivamo a comunicare fra di noi, siccome noi dovevamo portare tutti i giorni da mangiare, in fondo al Tegamis mettevamo dei biglietti e le guardie ci aiutavano a non aprire i thermos, e loro uscivano e entravano questi biglietti, e era il modo per parlare e comunicare quello che facevamo. E così è andato avanti fino al 28 di gennaio del 44, il secondo bombardamento, che per noi è stata una fortuna. Per modo di dire, per tuo nonno è stata una disgrazia, perché le bombe hanno buttato giù le prigioni e hanno fatto uscire il nonno, cioè mio padre. Dall'altra parte ammazzavano la mamma di tuo nonno. Quindi da una parte un bene, da una parte un male. Al pomeriggio, alla sera, anzi, del 28 di gennaio l'hanno incolonnati tutti, e per Ercole d'Este hanno portato tutti quelli che erano in prigione alla caserma Bevilacqua, in Ercole d'Este. Per un caso stranissimo, io stavo andando a casa perché abitavo in Albertoroglio, che poi allora non ci si poteva più andare, perché era andata giù, e io ho visto la colonna di prigionieri che andavano verso, e così da incosciente mi sono incolonnato anch'io in mezzo ai militi e ho accompagnato il papà fino alla caserma. Dopo pensarci, mi sono dato dello stupido, ma insomma è andata tutto liscio, anche perché forse tanti militi che circondavano questi disgraziati erano ex miei amici di scuola, e ne ho conosciuti 4 o 5, che non sto lì a fare i nomi. Il giorno dopo, non avendo più le prigioni disponibili, sulla parola hanno lasciato libero di venire a casa tuo nonno. No, tuo bisnonno. E da allora siamo partiti e siamo andati in esilio a Mirabello. E nel frattempo, però, controllo con quello che avevamo indosso, perché con un decreto del prefetto ci avevano preso tutto, casa, negozio, tutto quello che avevamo ce l'avevano sequestrato. Quindi, se non c'era della buona gente che ci ospitava, saremmo stati fuori, così all'aperto. Abbiamo vissuto per 44, fino alla fine della guerra, a Mirabello. Poi cosa vuoi sapere? L'atteggiamento dei ferraresi nei confronti degli ebrei, com'era? Io ti posso dire, verso di noi, buono, perché non siamo, hanno aiutato, come ti ho detto, ci hanno ospitato, ci hanno dato da dormire una casa, quindi ci hanno trattato bene. Altri invece hanno preso prigionieri, fatto la spia, come è capitato con lo zio, fratello di mio padre, che è stato preso, portato a Fossoli, da Fossoli in treno a Auschwitz, e poi amen, non è più tornato.
come non è più tornato lui, che tanti altri miei amici, non so, i Ravenna, quella gente lì che non è più tornata dalla Germania. Com'è cambiata la comunità ebraica a Ferrara prima e dopo la guerra? Prima era molto florida, si può dire, lavoravano tutti, occupavano dei posti anche di prestigio, perché c'erano i presidi di scuola, il podestà, dei professori medici a Sant'Anna, commercianti, gente che valeva, insomma. Quindi poi un po' alla volta sono scomparsi e adesso è una comunità di vecchi che piano piano va a estinguersi. Per concludere, i fatti di quella notte hanno insegnato qualcosa o nel futuro potrebbero accadere ancora? I fatti di allora, come da sempre, non hanno mai insegnato niente, perché dai tempi dei Romani a oggi sono sempre capitate, i Romani hanno distrutto il Tempio. E se tu vedi oggi sul giornale, il rabbino di Gerusalemme è venuto dal Papa per chiedere di farsi restituire il vecchio lampadario del Tempio che hanno portato via allora, dopo il 70 d.C., l'hanno portato a Roma ed è sparito con gli spagnoli, i portoghesi nel 1400. Abbiamo avuto, infatti, da allora sembra che noi si sia venuti qui in Italia. Sotto il Papa hanno chiuso nel ghetto, no? Con Napoleone l'hanno liberati, poi sono tornati. Quindi è un ripetere della storia, e adesso purtroppo sta nascendo ancora, perché oggi vedi che ci sono tanti fatti di antisemitismo che qui anche nel nostro cimitero hanno rovinato delle tombe, quindi sono pronti a rifare quel che hanno sempre fatto. È un destino, non sa perché, non lo so, se per invidia, per prendere il posto di questa gente, non lo so. In ogni modo, sono pronti a ricominciare. Ho scoperto solo dopo, nel tempo, quanto deve essergli costato raccontare quell'episodio, in questo molto simile a quanto avvenuto per tanti protagonisti di quel periodo tragico della nostra storia. Mi ha sempre colpito anche il pessimismo finale di mio nonno, in un mondo che sembra aver dimenticato e superato quelle tragedie, eppure, osservando più attentamente la storia odierna, forse aveva ragione lui.